benvenuti ad Indifferenti, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it oppure ci state seguendo sulla diretta Facebook che abbiamo appena attivato. Io sono Francesca, anche oggi senza Nino, perché Nino anche oggi mi ha preso, anche oggi Nino deve lavorare, però anch'io ho lavorato e anch'io oggi sono qua insieme a Carlo, che mi fa da regia. Carlo non vuole essere nominato, però i ringraziamenti iniziali ci stanno sempre. Oggi sono insieme ad un duo, ad un gruppo, che è la coscienza di Zeman. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Lascio a voi le presentazioni individuali. No, Nino, non aver paura di lanciare un calcio di rigore. Insomma, è venuta la prima cosa che mi è venuta da dire. Paura della coscienza di Zeman. Non aver paura della coscienza, siamo bravi. Oltre ad essere anche un po' succerelli. Siamo bravi ragazzi, non bravi, bravi a suonare. Non bravi a suonare. E niente, Francesco. Alessandro. E siamo due studenti, siamo a Napoli all'università. E proprio a Napoli abbiamo iniziato a suonare la prima volta. Abbiamo trovato una chitarra in una stanza di un nostro amico. C'era una chitarra, abbiamo iniziato a suonare. Da lì ha detto, ma sai, forse possiamo iniziare a suonare insieme come un gruppo. Ma no. Dove ci abbiamo? Perché poi non ci siamo avviati da nessuna parte. Però dobbiamo trovare una cantante. Cantiamo noi. Da quando vi conoscete? Due anni e qualcosa. Due anni e mezzo. Ma vi conoscevate prima di mettere in piedi la band? Avevamo amici in comune, ma non c'era tutto questo rapporto. Cioè, sì, è di vista. Ci conosciamo di vista. Poi è nato veramente con un. Con questa chitarra, che era una chitarra classica, e ho iniziato a suonare qualche canzone. E poi vogliamo presentare anche chi vi accompagna? Sì, c'è un accompagnatore non affidato, è Gianrico. Non ci piacciono le presenze mute, non sono ben, tu parlerai. Sì. Quindi, visto che ti voglio far parlare, comincio subito così. Mi dica, la domanda ovviamente è rivolta a voi due, però anche a te. Può rispondere anche Gianrico, perfetto. Visto che comunque ormai voi vi conoscete da 2 anni, tu da quanto tempo li conosci? Io Francesco da una vita. Quindi chi meglio devo rispondere a questa domanda? Un po', facciamo un po' pregi e difetti artistici. Ah, ok, perfetto. L'uno dell'altro e tu anche di tutti e due. Tu lui per farlo, facciamo fare la sintesi prima a lui e poi li facciamo... Lo so, Francesco io quando suona lo vedo perso nella sua chitarra, questo è il pregio che veramente apprezzo di più. Alessandro invece ha una tonalità di voce che mi piace molto quando canta, devo dire la verità. Hai dei gusti pessimi, sì. E questi sono i pregi. I difetti... Pazzo scatenato. Non lo so, diciamo loro i difetti, ce li diciamo noi. Allora partiamo con i pregi di Alessandro, che è l'affidabilità e poi una capacità di scrittura semplice ed efficace. Addirittura sì. Guarda questo pregio, il mio pregio. Pregio. Hai qualche pregio? No, non devo trovarlo. Mi allontano un attimo. Francesco sono la creatività musicale, la passione che ci mette in quello che fa. Questi sono i pregi. Dal punto di vista artistico, ovviamente. Poi, con i pregi si va sempre presto. Si va presto, sì, difetti. Troviamo i difetti. Troviamo. Cioè che come arriva uno in comune, troviamo uno in comune. Come arriva una pioggerellina, una lieve pioggerellina. Sì, diciamo la... Il nostro umore forse la nostra felicità può venire un attimo meno, la meteoropatia. No, la meteoropatia più estesa. Più estesa, no? Intuisce la scrittura. Sì. Cioè basta un evento negativo che ci può dire oddio, allora boh, noi ci andiamo a fare Baiano, oggi piove, che ci andiamo a fare tra l'altro per la strada, se fosse capitato un evento negativo, la macchina non so, stava avendo dei problemi. Sì, abbiamo sentito la terra dei fuochi nella nostra macchina. Siete un po' apocalittici. Ci piace giocare. Quindi anche l'elemento apocalittico rientra nei vostri testi. Scherziamo con l'inferno e il paradiso continuamente. Influenze musicali. Quali sono le vostre singole influenze e come le avete equilibrate per trovare poi il sound della coscienza di Zeman? Ok.
No, vabbè, diciamo che vabbè, io ho suonato anche in altri gruppi precedentemente, facciamo rock alternativo e poi però diciamo ho sempre ascoltato i grandi cantautori di André, insomma, non si può suonare e cantare una chitarra senza aver ascoltato di André. E fondamentalmente queste sono state le influenze che ho avuto. Però posso arrivare anche fino al metal, gothic metal, cioè cose impressionanti. Quindi veramente non, diciamo che poi il fulcro di base proprio è il cantautore italiano, è De André, diciamo, il riferimento principale, se devo Principale. trovarne. Poi da là sono, diciamo, veramente sono andato proprio a sprofondare Sì, fino qualsiasi altro. ai giorni Fino nostri. ai giorni nostri, fino a Sì, Gazzella. sì, sì. Siamo arrivati per dirti. Chiudiamo, Siamo fuggitamente. Per dirti, cioè, da lì poi si aprono mondi sconosciuti. Quindi del cantautorato moderno, Chi si salva? chi si Chi si salva? salva? Si salva. Le luci della centrale elettrica è morta. Che Per sono me in anche Bruno anche Risas. prima, beh, sì, che sono l'ultimo album delle luci, penso che sia abbastanza interessante anche come soluzioni musicali. Ha prospettato delle soluzioni diverse rispetto a quelle adottate Anche nel perché passato. piaccia o no, si può dire che comunque Vasco Brondi Sì, forse il sì. vero indie Resta lui. resta lui al momento. Quello ti può piacere o no, però dopo Vasco Brondi ha inaugurato un genere, anche un modo di scrivere. Sì. E poi Motta anche nei live suona bene. L'abbiamo visto al concerto del 1º maggio, tutti i vari artisti. Poi Motta alla fine è quello che reggeva meglio il palco, sentivano meglio i suoni, sentiva bene la Sì, voce. perché forse rispetto agli altri, diciamo, è prima di tutto un Un musicista, più musicista, che insomma. cantante o altro, insomma. Ha impiegato 5 anni per fare Quindi. un album. Cioè, quando c'è il lavoro si sente, insomma, Brunori anche lo stesso, Sì. vabbè, però Vasco, Brondi, Motta, insomma, Quindi diciamo, sono avete un po' gusti simili. andati. Vabbè, ultimamente Sì. facciamo quasi No, un'unica. ultimamente non abbiamo più freni, cioè nel senso che ascoltiamo veramente di tutto. Però c'è un'unica, Però senso c'è unico, una insomma. selezione, diciamo. Sì, c'è. Io direi di prenderci una pausa, così Va possiamo anche bene. condividere questa diretta Facebook Ma dappertutto. questa Questa è la cosa Bisogna essere dei importante. social manager adesso. Noi siamo pessimi social Facciamo manager. ascoltare un brano dal vostro EP. Quale facciamo Allora, ascoltare? facciamo ascoltare prima 10 dopo Il ieri. primo che è quello. Sì, allora 10 dopo ieri appunto è il brano scritto dal proprietario della casa, di quello che, dove c'era la chitarra, insomma, diciamo. Della casa a Napoli dove ci sia proprietario, cioè uno degli inquilini, Del proprietario della conduttore, parola grossa. del nostro amico, si chiama Giuseppe Panello, no, cognome anche Abbastanza importante, importante. lo stesso l'autore di Battisti, lui si chiamava Panello. Vabbè, ci ha scritto questa prima canzone, l'ha scritta lui, Giuseppe, che questa canzone si chiama 10 dopo E ieri, è infatti piena di sarà di buon auspicio il cognome per le vero, è creazioni vero. future. E ci ha dato questo incipit a questa avventura, insomma. Quindi ascoltiamo 10 dopo ieri della coscienza di Zeman, torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiopiano.it. Libro ingiallito sulla mensola. Sono invaghito di quella donna là. È mezzanotte 10, ieri ho vinto la Liegi. Sembrava un corridore, seppur per poche ore. Bevuto cognac, mi han vestito d'un frac, non era ciò che credevo rendesse un uomo più vero. Mangiare unghie e caviale sulla testata del giornale, c'era amore mortale e la
la storia ci insegna che c'è sempre una consegna alla quale sottostare, come perle in fondo al mare, come perle in fondo al mare. Allora dimmi cos'è che ti spaventa stasera. Forse l'aurora, forse il mio savoir-faire. E allora dimmi davvero che eri sincera quando parlavi di canto davanti a quel caffè. Le Fiandre, leggevo Dante nel mentre, con la sella spalla e la voglia di apparire sul Times. All'imbrunire l'Olimpo era lontano, ma con te che mi tieni la mano, vado a Waterloo e poi resto ancora un po' sotto il cielo di Bordeaux. Guardai i Champs-Élysées, allievo di Victor Hugo. Cerco nei tuoi occhi il mio perché. Allora dimmi cos'è che ti spaventa stasera. Forse l'aurora, forse il mio savoir-faire. Allora dimmi davvero che eri sincera quando parlavi di canto davanti a quel caffè. E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Allora, dopo questo primo brano, direi che è giunta l'ora di parlare un po' di questo EP. C'è un po' un filo conduttore che lega le tracce del lavoro? Sì, allora, innanzitutto il posto dove l'abbiamo registrato, insomma, l'abbiamo registrato, diciamo, in casa da un nostro amico, quindi c'è stata diciamo, il filo conduttore, siamo mesi di lavoro che ci hanno visto su questa, qualche mese, ci hanno visto a tre menti, insomma, intorno a questa cosa, 3-4 menti, 5 anche, perché poi c'è Mario che ci guarda da dietro, sempre, anche se non c'è Angelo Custode, ci sarà un Mario, sembra che spunta, e niente, poi vabbè, il filo conduttore, semplicemente, c'è la volontà di iniziare veramente a reputare valido quello che uno scriveva. Cioè, perché uno dice, vabbè, ho scritto una cosa, però vabbè, forse piace solo a me. No, vabbè, non piace nemmeno più a me dopo che la faccio la terza volta. E invece no, avere un po' anche il coraggio di dire no, poi ho scritto questo, lo aggiusto un po', lo metto gli accordi giusti, l'arrangiamento giusto, e poi lo voglio far sentire a più persone, diciamo. I temi sono temi generali, temi globali, però diciamo il primo lavoro nasce proprio da questa cosa, dire no, scriviamo delle cose, suoniamo, facciamole sentire, abbiamo il coraggio di metterle in rete. Un po' una volontà di mettersi in gioco in qualche modo. Sì, insomma, mettersi in gioco seriamente. Per avere un confronto. Diciamo, vediamo che succede. Come vivete il momento della scrittura, della composizione melodica? In solitudine. Diciamo che in solitudine e in malinconia, da quello che ho potuto capire. Ovviamente. Però diciamo che non c'è non abbiamo mai scritto insieme.
di ognuno di noi. Ah, quindi separati. Sì, poi Sì. ci sentiamo. Poi ci sentiamo, ovviamente appena uno scrive la fa sentire all'altro, Già dice ma che ne pensi, ma che ne mettiamoci pensi? qui, E poi esatto. arriva l'altro e mette le toppe dove servono, chi dal punto Altre di vista, strofe. chi dal punto di vista diciamo prettamente melodico, chi dal punto di vista proprio del testo. Ma sei sicuro che vuoi mettere questa Ma cosa? questa parola non ti Sei il sembra? pignolo dei due, il più rompi, il più No, rompino. no, non è questa più la è critica. questo il problema, forse. No, forse siamo molto leggeri, non superficiali, molto leggeri entrambi. Quindi chi è il più superficiale fra i due? Quella la gara. Neanche, quale può essere? No, il più diretto Più diretto, forse. più diretto, perfetto, facciamolo così. Cioè, Diretto, sul diretto diretto. Alessandro, allora. Sì. Se passiamo alla. Io ci giro un po' intorno, forse. Però il più diretto allora è lui, facciamo così, Facciamo così. nella C'è una scrittura. differenza però fra i vostri modi di scrivere? Sì, anche in questo. A me alla fine viene sempre una visione sociale della musica e della canzone. Se Sì. vogliamo, forse la tua è più una visione intima. Sì, è più una visione, diciamo che penso che a prescindere da se uno voglia parlare insomma d'amore o di qualsiasi altra cosa, uno pensa sempre a una persona, almeno per me è così, penso a qualche persona quando devo scrivere qualcosa. Quindi poi c'entra molto anche il vissuto personale, che se uno non vive certe dinamiche, secondo me è un po' difficile raccontarle. Quindi tu sei più introspettivo e lui invece ha lo sguardo un Sì, po' più voglio proiettato sì. verso Verso l'esterno. l'esterno, verso mettere insieme situazioni, Che è un buon organizzare. equilibrio comunque. Sì, infatti. Intanto ci è arrivato un messaggio. Speriamo. Un saluto alla coscienza di Zeman da Torino. Hashtag stay coscienziosi da Andrea. Andrea, cara Andrea Palumbo che ci segue da Torino. Lo Perfetto, lo salutiamo. Ciao salutiamo. Andrea. Ciao Andrea, torna presto. Torno presto. Quando è uscito l'EP? Aprile 2016. No, 15. No, 16, 16, No. un anno fa adesso, tra l'altro stiamo registrando un altro brano, stiamo registrando solo un singolo, dobbiamo registrare accompagnato da un videoclip, però siamo nelle prime fasi, abbiamo solo stanto fatto una bozza per il momento, penso che incrociamo le dita Incrociamo le dita e spero estate, di in quest'estate quest'estate facciamo sentire questo ascolterete un nuovo nuovo singolo. singolo. Chi vi sta aiutando nella realizzazione di questo Siamo. singolo e anche chi vi ha aiutato nella realizzazione dell'EP, magari Allora, lo ricordiamo. sì, allora nelle Pise è stato il nostro amico Leonardo Reselli, che è stato il nostro primo fonico, vogliamo, che è stato quello che ci ha guidato. Adesso c'è un altro amico che sono altri due musicisti, sono i fratelli Laurella, sono un batterista, un bassista, chitarrista, arrangiatore, e ci stanno aiutando nella registrazione e anche nell'arrangiamento del brano. Quindi un bel team. Sì, Sì. abbiamo aumentato l'azione musicale. Adesso Dai, vi ciao. faccio quella domanda che probabilmente vi avranno già fatto in tantissimi, però attenzione, non Aspettiamola, ve l'ho fatta all'inizio, ve aspettiamola. l'ho fatta me la faccio nel Per mezzo. metterla Ci più. arriverai prima o poi, No, perché quando ragazzi, cioè, chiunque mi chiede il calendario, quando arrivo alla data di oggi. Ma che nome strano, ma come mai? Quindi perché la coscienza di Zeman? Come mi è venuto? Allora, diciamo che siamo dei provocatori. Sì, Abbastanza, ci però è piace. un nome Sì, che colpisce, devo dire la verità. indubbiamente. Cioè, Siamo dove non dei. arrivano le nostre capacità, arriva il nuovo in qualche Che modo. viene Sì. in soccorso. Diciamo, sì, anche è stato fatto con. Innanzitutto perché ci piace giocare con le parole. Insomma, per delle persone che scrivono, giocare con le parole è fondamentale. Insomma. E poi rappresentava questo contrasto, la coscienza di Zeman, quindi Zeno, Italo Svevo, la Sì, poi questo letteratura. calcio e letteratura, un po' all'italiana, E perché rapp questo rappresenta il quale ci si può riconoscere, è vero che sembra un po' altisonante la coscienza di Zeman, però poi alla fine ci si può riconoscere chiunque, insomma, perché il calcio è lo sport nazionale. La letteratura poi diciamo siamo più una tendenti umanisti noi Sì, fondamentalmente. abbiamo.
penso. Una cultura umanistica. Benvenuti nel club, insomma. C'è stato, cioè, ricordate il momento in cui avete capito di poter andare avanti con questo progetto? Penso debba ancora arrivare. Sì, sono più i momenti che diciamo, no, vabbè, mi vendo la chitarra. No, però dopo aver suonicchiato insieme, no, vabbè, quando sì. avete capito? No, prima di iniziare, secondo me. Cioè, prima del primo live. Sì, forse, non lo so, la scrittura dei primi pezzi tra noi. Diciamo, sai che forse... Secondo me l'abbiamo capito prima di iniziare a suonare. Ho detto, no, cioè, ci potremo divertire, insomma. Abbiamo capito, cioè, e penso che con un po' di costanza ce la facciamo a suonare in giro. È stato prima di iniziare. Proprio dopo i primi, abbiamo scritto i primi brani inediti. Che la scrittura è venuta prima di iniziare a suonare, perché noi stavamo iniziando a fare delle prove su delle cover. Poi bene buono sono usciti questi brani inediti, ho detto, ah, ma sai che forse possiamo scrivere pure noi, possiamo scrivere e possiamo farle sentire anche nei live. E ci è capitato il primo live, che è stato un'apertura a Francesco Di Bella, i Ballads, e ho detto, no, veramente c'era questo evento a Piedimonte, paese di riferimento, e ho detto, vabbè, andiamo a fare, vediamo se i ragazzi ci fanno fare l'apertura. E quindi però è venuta questa consapevolezza dalla scrittura dei brani, forse siamo bravi, e ho detto, proponiamoci. E poi la serata è andata molto bene, però fin da là penso che forse sì, ci piace giocare a fare i pessimisti, però fondamentalmente è da lì che è partito, anche perché era la prima volta che suonavamo insieme in pubblico, insomma, e comunque aprivamo Di Bella, che era conosciuto. Com'è stato? Quindi esporsi pure con pezzi nostri, insomma, non è stato è stata forse un po' avventata come scelta, sì, però alla fine è ripagato. Bisogna lanciarsi, sì. È vero. Tornando alla scrittura dei pezzi, quanto conta per voi la musicalità delle parole? No, molto, diciamo, sì, dipende anche da, cioè, dipende dai, cioè, la canzone in cui, perché molti cantautori che ho incontrato a volte fanno affidamento quasi soltanto su quello. Sì, sì, diciamo che ci sono delle canzoni che magari sono più anche studiate, tra virgolette, cioè non decise proprio a tavolino, però più, diciamo, che si bada molto alla musicalità delle parole. Altre che se vengono di getto, insomma, poi è difficile stravolgerle e metterle in musica in un certo modo, quindi magari le lasci, si cerca di mantenere quella sì. Però diciamo cerchiamo di un po' di unire vari aspetti sempre, le parole, però anche il ritmo giusto, perché sennò dopo mantenere 4 minuti con un ritmo troppo lento forse non è no, vabbè, però meglio se l'acceleriamo un po', giochiamo molto a trovare un equilibrio in ogni brano, che possa essere, cioè, una canzone ascoltabile fondamentalmente, perché è vero, si parla sempre della spontaneità dell'artista, ok, va bene, è il primo passo, però poi bisogna anche un po' lavorarci di razionalità sopra un brano. Prendiamoci un'altra pausa. Va bene. Ora perfetto. Che ascoltiamo, scegliete voi il pezzo. Secondo brano. O lo vuole lanciare il nostro ospite silenzioso? Chiara. Ascoltiamo Chiara della coscienza di Zeman a tra poco su indifferenti www.radiobaiano.it. Non è mica la fine del mondo, fai un po' come me. Mi distraggo a guardare vecchie foto d'un treno che passa e va. Verso la speranza, l'illusione o la felicità. Preoccupare, se mi chiami domattina ne parliamo davanti a un caffè, seduti
seduti al bar in centro tra impiegati e cliché passati di moda, come le tue idee da bohemian. Anche loro sono diventate anziane come te, che non sai più cos'è che ti fa stare bene, qual è la tua vera passione, non devi dirlo a me, devi capirlo tu. Di più, ad esempio, a me piaci tu, na, na, na. A me piaci tu. Non è mica la fine del mondo, fai un po' come me, mi distacco dal ritmo di questo giorno che passa e va, verso obiettivi ed ambizioni che non ho. Preoccupare se mi chiami stasera, ne parliamo davanti ad un tè, seduti per terra tra fumo e parole passate di moda, come le tue idee di salvare il mondo, anche loro diventate grandi come te, che non sai più cos'è che ti fa stare bene, qual è la tua vera passione, non devi tu. Na, na, na. Cos'è che vuoi di più? Ad esempio, a me piaci tu. Na, na, na. A me piaci tu. Non è mica la fine del mondo. Siamo in cuffia. E siamo tornati su www.radiobaiano.it. Ops, stavo cadendo. Siete indifferenti. Allora, abbiamo ascoltato Chiara della coscienza di Zeman, che è ancora qui con noi. A chi è dedicato questo brano? Se è dedicato. Non è dedicato, c'è una domanda che ci hanno fatto per milioni di persone. Oggi sono Capitan Ovvio, no? No, vabbè, è una domanda che ci sta. Si viene proprio spontanea. Però chi è Chiara? È stata scritta pensando a qualcuno. Allora abbiamo trovato una risposta, secondo me, che poi sì, chiude poi democratica, chiude il cerchio ad altre domande. È un ideale concreto. Ok. Un ideale, cioè, sì. Adesso invece cosa ci suonate, visto che è arrivato il momento dell'atteso live? Ok, adesso un altro brano inedito che si chiama Piazza Gaetani, la provincia di Annoia.
E niente, è una canzone che abbiamo scritto qualche tempo fa quando c'erano due nostri amici in Erasmus. E allora quindi abbiamo immaginato questa storia di questa ragazza che abitava qui, abitava in provincia e si annoiava pensando al fatto che c'erano i due amici in Erasmus, invece lei la provincia l'annoiava e abbiamo preso come riferimento una piazza secondaria del nostro paese e che rappresentava un po' questo sentimento di provincialismo e malinconia allo stesso momento. Quando volete. La maggiore. Svegli già storta come la scorsa volta, mentre mi baci penserai a quello che lasci. In piazza Gaetani chiederai tu mi ami, non risponde nessuno. Stasera non hai voglia di uscire, perché Giuseppe ha un malinterpir a Colonia, la provincia di annoia. Apro il microfono per dire che mi è piaciuta e intanto mi vado a risedere al mio posto. Carlo si può mettere al suo. Approfitto di questa canzone per chiedervi com'è il vostro rapporto con la provincia? Allora,
Che c'è? Lo sto a portare, eccolo qua, eccolo qua. Allora, ragazzi, dovete sapere, io sono stupida. No, è vero. No. Sono un po' una pippa in queste cose, quindi Carlo dalla regia prova a dirmi determinate cose e io puntualmente non lo capisco. Purtroppo le speaker sono fatte così, sono anche quelle svampite come me. Che ci possiamo fare? Ma in tutto ciò cosa mi volevi dire? Dovevi girare il microfono verso di te. Ah, ok. Ecco che abbiamo girato. Ecco, abbiamo girato le regole della radio, cioè parlare nei microfoni. Vabbè, comunque, il bello della diretta. Il bello della diretta. Certo. No, niente, il rapporto di amore e di odio, ovviamente. Cioè, la volontà di uscirne, ma soprattutto non dal luogo fisico, ma dalla mentalità provinciale, fondamentalmente. Questa è la volontà di uscirne, da uscire più che altro da quella. Perché poi come luogo fondamentalmente viviamo in un bel posto, crediamo, in Matese siamo un bel posto nel quale vivere. Diciamo, la voglia di uscire, ma la consapevolezza comunque di non riuscire forse ad allontanarsi del tutto, proprio fino in fondo. E quindi tanto vale restarci, cioè provare anche a migliorarlo, casomai. E invece il rapporto con lo scenario musicale indipendente campano, com'è? No, che ne pensate? Cioè, stiamo, cioè, sta muovendo qualcosa, sì. Ma poi ci sono anche dei posti in cui suonare finalmente, cioè ci sono i magazzini fermi ad Aversa, abbiamo suonato e ci siamo trovati bene. E poi c'è lo SMAV, che è diventato, a livello anche di Sud Italia, un punto di riferimento per la musica emergente. Morgana, Benevento. E insomma, ci sono anche dei posti in cui suonare. Sì. Poi ovvio, secondo noi forse le possibilità non sono le stesse di altri scenari, lo scenario romano, che ormai... La famosa scena romana che ormai... È più... cioè forse ci sono più possibilità. Alla fine cioè, ci sono degli svantaggi, comunque ci sono ancora, e che vanno smussati. Sicuramente il compito, il ruolo anche che state svolgendo voi è interessante, insomma. Grazie. Cioè, trovare una radio che dà tutta questa possibilità a band emergenti, un'agenda piena tutti i mesi, insomma, è interessante e è coraggioso pure. E invece tra voi musicisti c'è o no collaborazione? Ma al momento non... Al momento non collaboriamo. No, noi abbiamo, però, diciamo, che abbiamo conosciuto un sacco di ragazze, persone, sì. Un sacco di ragazzi che come ci sono un bel entusiasmo. Quindi c'è solidarietà. Sì. C'è un bel entusiasmo, sì. Abbiamo prestato la chitarra a Fabio Iannino. Ciao Fabio, se ci ascolti abbiamo prestato salutiamo. La insomma, no, per dirti, poi ci sono altri ragazzi, che pure sono altri ragazzi che vengono dalle montagne come noi, che sono pure molto bravi. Sì. Insomma, c'è un bel fermento. C'è un bel fermento, bisogna che ci venga dato spazio. Questo è a proposito di fermento, visto che comunque voi siete un progetto cantautorale, secondo voi rispetto a qualche anno fa il cantautore serve ancora nella musica? E per cosa è cambiato rispetto a qualche anno fa? Non lo so, allora il cantautore secondo me serve sempre. Forse diciamo che non c'è più tutta quella voglia di ascoltare, tra virgolette, cose anche pesanti, forse, ma c'è molta più leggerezza. Quindi adesso sta andando questo, diciamo, è ritornato questo synth pop, questa... Un po' questa voglia di ballare anche più che di ascoltare. La base è spinta. Però io penso che in linea di massima i cantautori siano sempre forse la base da cui partire. Cioè io penso che chiunque scriva una canzone parte dalla stanzetta con la chitarra o col pianoforte. E poi viene tutto il resto, tutta l'architettura attorno. Tu sei d'accordo? Sì, resta il ruolo del cantautore. Resta come catalizzatore dei sentimenti umani, insomma. Quello che non vedo è forse un cantautorato politico, cioè perché tu cantautore oggi chi rappresenti? Cioè, fondamentalmente non vedo
nessun musicista che rappresenta una tribù politica. Quindi forse questo è un poco il non lo so se un essere qualcosa in meno o alla fine è soltanto il segno dei tempi rispetto al candidato politico del candidato degli anni 70. Cioè, non vedi per adesso, sì, nello scenario attuale, no, un erede di Guccini, per esempio. Sì, perché chi rappresenti? Cioè, questo è il problema. Sì, vabbè, diciamo che è molto legato proprio alla scena. Cioè, quindi diciamo, la scena qual è? È un mainstream. Quindi cioè, okay, ci vorrebbe la famosa frase delle nonne: a chi appartieni, no? Cioè, a chi appartieni, ok, tu scrivi le canzoni, ma da che parte stai? Cioè, fondamentalmente nessuno si scrive da nessuna parte, perché è difficile oggi rappresentare qualcuno, fondamentalmente, cioè, questa è la verità. Ci vorrebbe tipo un cantautore del Movimento 5 Stelle. Però anche lì ho sentito qualcosa, però è molto, cioè, c'è molta apologia, cioè, invece sarebbe interessante anche un movimento critico musicale dal punto di vista politico, ma al momento, cioè, non vedo questo spiraglio, cioè, c'è una musica che esprime emozioni, sentimenti, ma va bene così, perché sì, fondamentalmente rappresentiamo i tempi che viviamo. Accantonando la politica, quanto conta per voi sperimentare, sia da un punto di vista dei testi che da un punto di vista dei suoni? Sì, conta molto. Vorremmo infatti anche venire espansionistica. Sì, 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 infatti abbiamo anche idea di, diciamo, di allargare un po' il format della band. Perché alla fine poi è sempre il passo che bene o male si fa. È abbastanza naturale, insomma, dopo però non abbandonare del tutto questa il formazione. Duo. Però è comunque una cosa che va valutata bene. Bisogna trovare persone giuste, poi trovare un suono che ti piaccia, quindi sperimentare. Sì, siamo aperti alla sperimentazione. Sì, quello è la valla. Diciamo. Quindi avete aperto i provini? Ma sono dei provini indiretti. indiretti, è un'elaborazione nostra per il momento. Sì. Non abbiamo ancora detto che stanno sotto provino. Cioè, loro ancora non sanno di essere provinati. Il pubblico come recepisce la vostra musica? No, bene, in linea con il momento, insomma, diciamo, c'è un pensiero molto... No, ti faccio questa domanda perché da questa ne scaturisce immediatamente un'altra che io faccio spesso ai cantautori. Durante un live, magari prima di un pezzo particolarmente complicato, particolarmente sentito, voi preferite introdurlo oppure avete paura che magari una vostra spiegazione o una vostra introduzione possa influenzare poi l'ascolto? Ma diciamo che dipende anche molto dal posto in cui stai suonando, perché ci sono posti in cui magari c'è casino, le persone non sono talmente attente, quindi forse no che non le vale la pena, però diciamo suoni e poi vedi il riscontro, insomma, qual è. Posti in cui invece la gente si mette là e ti ascolta, tu puoi introdurre, puoi parlare, che poi alla fine nei live è quello che ci piace di più fare, cioè, ci piace moltissimo parlare, scherzare tra noi e introdurre cose. Soprattutto su di noi. Su di noi, soprattutto. Quindi. Sì, è una situazione più intima, più per esempio seduti, più facile dare una piccola spiegazione, una breve, anche un'interlocuzione col pubblico, è più facile, insomma, crearla. Il live più bello fatto finora? Sempre l'ultimo, alla fine. Quello che deve arrivare. L'ultimo, quello che deve arrivare, fondamentalmente. Veniamo da un bel live che abbiamo fatto venerdì all'Archeo Bar a Napoli, a Mezzo Cannone. Cioè, al momento è la prima cosa che... Bella. Con Peter avete suonato? Sì, sì, con Peter, un altro musicista emergente. Che salutiamo, ciao Pietro. E quindi, cioè, e poi guardiamo con positività quello che può venire. Sì. Però qual è, dal punto di vista dei live, qual è la dimensione che preferite? Ma
raccolta. Una dimensione raccolta, vabbè, ma anche diciamo, per la formazione attuale, e quindi più adatta diciamo, ad un pubblico raccolto, un'atmosfera tra virgolette Intima. intima, diciamo così. Io direi di prenderci un'altra pausa per ascoltare un altro pezzo tratto dal vostro EP. Ok, Quale che è Linea ascoltiamo? Notte, c'è una storia notte, Linea Notte è una genesi particolare, e una, cioè, diciamo viene fuori da un, anche qui da un'insofferenza, da un'insofferenza verso un Cos'era intellettualismo. successo prima di scrivere questo pezzo? No, un'insofferenza verso un intellettualismo politico, e quindi la volontà di appunto dire no, vabbè, allora sono più importanti i sentimenti, insomma, di questo approfondimento politico. Diciamo, lo spunto è stato una trasmissione in particolare, però ovviamente non c'è nulla di personale, anzi, è più una, poi anche lo stesso Crozza, guarda caso, ha preso proprio riferimento da Linea Notte, ma non Linea Notte, chi se ne fotte? Quindi Linea Notte, che è proiettata verso l'esterno, è tua, No, scommetto. beh, Sì, sì, in pratica diciamo sì. di sì. E beh, diciamo, anche poi Crozza ultimamente ha intuito questa cosa, cioè un'insofferenza verso un certo tipo di approccio Approccio. all'analisi dell'attualità. Ascoltiamo Linea Notte della coscienza di Zeman, a tra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Linea Notte, il racconto della giornata, dunque sarà soprattutto il racconto del via libera a questo grande decreto che nelle intenzioni del governo dovrebbe sbloccare l'economia italiana abbattendo le rendite, le fumetti, a te piace farlo sopra i tetti, davanti ai tramonti, quando è che mi porti nei pensieri tuoi contorti, a te piace dire quello che pensi, a te piace farlo senza doppi sensi, ma adesso che vivi in città, dimmi, ci pensi mai, che effetto mi fa? E mentre guardo le tre, io cerco un pezzo di te, riscrivo canzoni, tu vuoi le colori, Linea Notte per Berlinguer e Manoni, anche stanotte per Berlinguer e Manoni, Manoni. A te che piace disegnare fumetti, a me in che storia cercatore, navigatore, 20.000 leghe sotto i mari. A te piace dire quello che pensi, questa lega opprime i tuoi sensi. Tu non provi disprezzo, tu che non hai un prezzo, prova a dare un senso al tuo dissenso. E mentre guardo le tre, io cerco un pezzo di te, riscrivo canzoni, tu puoi le colori, Linea Notte per Berlinguer e Manoni, anche stanotte per Berlinguer e Manoni, Manoni. Siamo tornati di Indifferenti su www.radiobaiano.it. Prima di un altro brano live è arrivato il momento della mia rubrica. Oh, la mia rubrica che sta avendo tanto successo fra i gruppi indipendenti, perché la mia rubrica si chiama Quanto sei trend? Anche tu devi partecipare, ospite Ci va silenzioso. poco. Allora, non c'entra niente l'abbigliamento, come tutti mi dicono, ma c'entra la moda? No. No. C'entrano i famosi trend topic, se vogliamo chiamarli così, su Facebook. Quindi io adesso vi elencherò
un paio di trend topic che girano su Facebook in questi giorni e voi potete decidere se commentarne uno insieme a me, se commentarne due, se commentarli tutti. Non ne sapremo nessuno. Probabilmente. Allora, i trend topic di questi giorni, ma anche di quest'ultimo mese, sono le famose dichiarazioni di Manuela Agnelli. Sapete cosa ha detto Manuela Agnelli, giusto? Che i Queen e i Duran Duran fanno cagare. I nuovi giudici di X Factor, che se non sapete chi sono, ve li dico io. Sono io ho saputo qualcosa. Però... Mara Maionchi, Fedez, Manuela Agnelli e Levante. Levante, ok. Quindi tutti addosso a questa Levante, quindi poi dopo mi direte se siete d'accordo o no. Il sesto posto di Gabbani all'Eurovision. E poi c'è questo bellissimo concerto che si è tenuto a Napoli di Damien Rice, sul palco del quale si è esibito anche il nostro Massimone dei Blindur. E dicono anche che Damien Rice dopo il concerto si è pure intrattenuto a lungo con i fan. Queste sono indiscrezioni che solo noi sappiamo. Oppure possiamo commentare la proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni. L'abbiamo vista. Si fa nel politico da tutte le ragazze. Sì, sì, l'ho vista pubblicata ovunque. O ancora, purtroppo, la recente scomparsa di Chris Cornell. Avete tanti argomenti di cui parlare, quindi dovete essere per forza trend su una cosa. Okay, quello che ci piace fare. Ah, iniziato con lo so. Lancia facciamo qualcosa, decidiamo a tavolino. La cosa più proprio banale. Ma Manuela Agnelli che critica i Queen o Levante che fa fare il giudice? Facciamo proprio un treno che passa tra Levante, i Queen e Chiara Ferragni. E va a schiantarsi con un brutto treno. Parlatemene tutti e tre insieme. No, lui non vuole parlare. No, vabbè, i Queen, che sai cosa ne pensate? Vabbè, abbiamo ascoltati tutti, però poi non diventa mai quel gruppo che dice mi ha cambiato la vita. No, cioè, alla fine... Sono belli, sì, mi sanno suonare, cioè, però non... Nulla da dire, assolutamente. Però Manuela Agnelli è molto radicale, cioè, questa è la... Cioè, è interessante, perlomeno. Cioè, la radicalità diciamo, oggi è difficile. Non ha molti sulla lingua. Sì, è difficile, essendo sempre alla... A non scomodare. Però secondo te è più radicalità o è più mania di protagonismo? No, vabbè, perché ormai cioè, il personaggio è costruito, insomma, cioè, è solido, non ha bisogno. Però diciamo che si è solidificato da poco. Sì, si è solidificato da poco, diciamo, con l'esperienza, cioè proprio cioè, a livello molto esteso, secondo me proprio con la partecipazione come giudice. Però diciamo secondo me è interessante poi chi lancia queste lancia anche provocazioni. Sì, fanno nascere dibattiti e poi Manuela Agnelli veramente un altro ci cioè, hanno veramente fatto la musica indipendente sì, fatto, in italiano sì. Con gli After Hours insomma cioè, noi poi, siamo noi penso che difenderemo più la forza che i Queen discutibile o meno poi la scelta di fare il giudice X Factor però sì vabbè diciamo, è come andare a Sanremo poi alla fine è la stessa cosa alla fine fanno bene che ci vanno Sanremo che tra l'altro dal prossimo anno non si terrà più al teatro Ariston questo non lo sapevo questo è esclusive non dovremmo andare all'Ariston non ci hanno chiamato quindi no, quindi il nostro momento trend finisce qui. No, vabbè, questo treno che poi passava Levante, insomma, è Levante, ma chi era fare Levante? Tutti quanti, dopo aver saputo questa notizia, hanno cominciato ad attaccare questa poverina di Levante che un paio di anni fa ha dichiarato di odiare X-Factor. Sì, però attualmente la vedo molto simile a Chiara Ferragni e Levante, fondamentalmente, insomma. quindi siamo... Ma fanno bene. Ah, diciamo che arrivati a un certo punto è forse una scelta anche comprensibile. A un certo punto di sì, giustamente. Si ritrova ad essere personaggi pubblici. Cioè chi decide di stare in una scena e non uscirne, che può essere quella underground e basta, e chi invece arriva. Anche per alchimie particolari. Quel passo in più. E quindi sì, tanto vale diciamo che una volta arrivato a questo punto.
quel punto forse è comprensibile forse questa scelta. Vabbè, avete dimostrato di essere abbastanza trend, ma non abbiamo proprio toccato tutti abbastanza i trend. Allora, togliamo questa rubrica da mezzo. Cosa ci vuole ascoltare adesso? Se siete pronti, sì, se no certo, io ho tante altre domande da farvi. Un brano ineditissimo. Esclusiva anche questa? Sì. Questa non l'abbiamo fatta sentire soltanto. Abbiamo fatto sentire solo in qualche live. In qualche live. Non si può ascoltare da nessun'altra parte. Per il momento. Ottimo, ottimo. Canzoni di Morandi nella notte, la sessione estiva che ci apre le porte, e le mani di mia mamma che cucina, chissà come starò male domattina, le sirene che si accendono nel buio, la mia stanza che diventa un po' un tugurio, ma se chiami il tuo gatto come me, da domani io non prendo più il caffè. Potrebbe tranquillamente essere una canzone da cantare in spiaggia.
Sì. Potrebbe anche essere il nuovo spot della San Montana, secondo me. Assolutamente, noi l'abbiamo pensato appunto per questo. Sì, ma noi non rinneghiamo nessuna volontà Nessuna, da mainstream, insomma. Un tipo di gelato. No, però è molto estiva, Sì, secondo me. Come si chiama questa? Perché non me l'avete detto prima. Le canzoni canzoni di Morandi, Giusto. appunto, Le canzoni di senza. Morandi. Che domande che faccio io, però, veramente. In realtà Carlo me l'ha fatto chiedere, quindi la colpa è sua. Ho fatto bene. Ho un altro paio di domandine da farvi. Innanzitutto, qual è il complimento più bello che avete ricevuto e invece la critica che avete apprezzato di meno? Infatti, non pensiamoci un attimo. Complimento. Complimenti, Bravo. No, bravi. Bravi ragazzi. Simpatici. Oh, più bel complimento di bravi. Bravi. No, bravi, educati. Salutano sempre. Sempre. Salutano sempre. Quelli che abbiamo apprezzato di meno, in genere, la critica uno la guarda sempre In con. maniera costruttiva. Da Sì, vabbè, chi però anche dipende da la fa? chi la fa, insomma. Se c'ha la quota di paglia, la persona che te la fa, uno vabbè, dice vabbè. Però fondamentalmente, cerco, sono tutti bravi con Sì. noi, Anche alla perché poi fine. capita sempre le serate in cui abbiamo suonato peggio ci hanno elogiato tutti. Ma come questo schifo che abbiamo fatto? Invece le serate che secondo noi siamo stati bravi veramente, qualcuno ci ha criticato, però sulle voci non tanto, insomma. Quanto è difficile per due musicisti indipendenti ed emergenti come voi uscire fuori dalla campagna, che comunque attualmente è un terreno molto molto fertile per la musica? Sì, è difficilissimo, penso, penso sia Sì. molto difficile. E uno dei rimedi, diciamo, penso che più importanti di quello che si può avere è la costanza, diciamo, non abbandonare mai il campo. Appunto, è un campo fertile, non abbandonarlo mai, cioè contattare posti, contattare persone, contattare Andarci di radio, andarci persona. di persona, proporsi. Cioè la costanza nel fare le cose, perché altrimenti basta giusto un po' di sfiducia, ok, già è si viaggia su un battello molto scassato. Poi seppure si perde l'entusiasmo e la fine. Uno non è che vuole fare il Ed Sheeran, insomma, però diciamo che c'è comunque la volontà di suonare in giro e di farsi Di conoscere, farsi insomma, conoscere, esatto. non deve nascondere, non deve essere. E invece i limiti maggiori quali sono? I limiti. Che provengono dall'esterno, magari. I Appunto, c'è limiti. qualche lacuna dal punto di vista musicale in campagna che può ostacolare questo emergere? Siamo forse non cantiamo in napoletano un Sì, poco. diciamo che questo forse un po' ci penalizza. Può darci qualche penalizzazione in qualche contesto prettamente molto spinto sulla canzone napoletana, cioè no, sulla canzone napoletana, su una tendenza di tanti cantautori napoletani, siamo bravissimi anche italiani, però insomma è difficile entrare in quel canale là per non cantando in napoletano. E poi? E No, poi? vabbè, in generale un po' la tendenza ad avere quasi paura, insomma, di far esibire gruppi emergenti e comunque scrivono canzoni loro che nessuno sa. Cioè si tende sempre molto più a chiamare una cover band, Ad andare sul ad sicuro, andare sul insomma. sicuro per far sì che la serata vada bene. Ma perché alla Ovvio. fine diciamo che sono pochi i posti in cui i locali in cui la musica la fa da padrone. Cioè, sono molti locali in cui la musica è vista come un di più che viene offerto mentre la gente mangia, la gente beve, quindi facciamo suonare anche i ragazzi. Sono bravi e Sono simpatici bravi, simpatici, e però salutano e non sempre. fanno troppo casino, così possiamo Poi, tanto sono in due. tanto sono a in due. proposito di musica napoletana, prima della mia rubrica del trend, non vi ho fatto una domanda fondamentale, ma Liberato chi è? Voi lo Chi è? Ah, chi è sapete? libera? Non lo sappiamo. 9 Lui, marzo, me lo 9 sa, maggio. saggista che Nemmeno giorno. loro lo sanno. No. No, vabbè, però anche quello è un fenomeno
che sta andando grande. Beh, dovete ingegnare anche voi qualcosa, sì, una strategia del, di marketing. Questa cosa del mistero, insomma, va molto... Sei tipo, mi ha ricordato Young Po, questo papa che non si faceva vedere all'inizio. Sai, questo fatto di nascondersi è interessante. Però, insomma, penso che siano strategie di marketing, sì, ben solide, perché il suono è buono, il video è buono, Francesco Lettieri, che è un bravissimo regista, quindi, cioè, non è il singolo che si è messo lì, c'è dietro un bel lavoro, insomma. Un progetto, diciamo, fatto... Abbiamo la possibilità di far ascoltare un altro pezzo, quindi magari potete scegliere tra quelli che avete anche già suonato. Ah, addirittura, questo. Aspetta, ce l'abbiamo suonare noi o facciamo ascoltare? No, per farla ascoltare, per andare in pausa. Ok, che facciamo ascoltare? Facciamo ascoltare un 10 dopo ieri in acustica, che non senza trombone. No, farla ascoltare... Dopo la puoi fare in acustico, adesso che ci prendiamo una pausa. Che pezzo vogliamo far ascoltare? In generale? Dei vostri la Piazza Gaetani. È Piazza Gaetani che è rimasto inascoltato. Allora, la versione stessa che l'abbiamo suonata su. Ok, va bene, perfetto. Ci sei regia? A tra poco, ad indifferenti su www.radiobaiano.it. Storta, preparerai una torta, coi kiwi e le mele allevierai il tuo fiele. Sarai disinvolta come la scorsa volta, mentre mi baci penserai a quello che lasci. In piazza Gaetani chiederai tu mi ami, non risponde nessuno, nemmeno Bruno. E se ti chiedo di uscire, già sai cosa dire. Rimandiamo ad aprile, questa sera non hai voglia di uscire. Perché Giuseppe a Madrid e vira a Colonia. Penserò ad un pretesto per non farti parlare, per sentirti cantare. Se mi chiami in disparte, truccheremo le carte. Il futuro è una stanza, segui il ritmo, è come una danza. Disegnavi sui vetri quanti metri possiedi, misuriamo le mani. Alla febbre penseremo domani. E se ti chiedo di uscire, già sai cosa dire. Rimandiamo ad aprile, questa sera non hai voglia di uscire. Perché Giuseppe a Madrid e vira a Colonia. La provincia ti annoia, la provincia ti annoia. Giuseppe a Madrid. Siamo tornati ad indifferenti su www.radiobaiano.it con la coscienza di Zeman, parlando di quanto fumo negli occhi ci buttano gli indipendenti. Sì, perché alla fine siamo sempre nel capitalismo. Nel capitalismo. Amici. Ebbene sì, ebbene sì. Fa poco da farlo. La puntata è giunta al termine, però ho
le domandine standard da farvi. Allora, contatti social, quindi dove è possibile reperire le vostre informazioni, eccetera, eccetera. Dove è possibile ascoltare la vostra musica? E poi qualche info che volete darci, prossimi live, uscita di singoli, eccetera, eccetera, quello che volete. Ok, i contatti sono la nostra pagina Facebook, La coscienza di Zeman, pagina Instagram, che abbiamo anche da un po' di tempo anche la pagina Instagram, sempre La coscienza di Zeman, e il nostro canale YouTube, dove si possono ascoltare i brani dell'EP precedente, i 4 brani che abbiamo registrato l'anno scorso. E stiamo lavorando ad un singolo. Come abbiamo già detto prima, e contiamo di farvelo ascoltare quanto prima, anche nel corso dell'estate, con un videoclip associato, insomma. Stiamo avendo delle idee. Abbiamo delle idee molto simpatiche, secondo noi simpatiche, però in maniera, appunto, stiamo lavorando la cosa, cioè, interessante. Stiamo lavorando da soli in questa cosa, veramente indipendente, quindi ci fa piacere essere sostenuti da persone che vogliono ascoltarci, oppure in qualsiasi altro modo, perché la cosa più difficile oggi è questa, insomma, essere indie, alla fine essere indipendenti, cioè non avere persone dietro che ti sponsorizzano. Quello è il vero indie. Quello è il vero indie. Noi stiamo facendo, secondo me, questa operazione pura. Speriamo che ci ripagherà. Io vi ringrazio per essere stati con me, e ovviamente già da adesso vi invito, quando realizzerete il vostro nuovo lavoro, siete ospiti miei. Quindi appena sfornate qualcosa di nuovo, vi ospito di nuovo ad Indifferenti. Devo ricordare che la puntata che è andata in diretta oggi è stata registrata, e quindi domani sarà caricata sul nostro canale YouTube, nella playlist Indifferenti, e anche i video live che ha registrato Carlo saranno disponibili domani, fammi un cenno con la testa, domani, sempre sul nostro canale YouTube, ma nella playlist live a Radio Baiano. Noi torniamo, respirone, martedì prossimo con Marco Mennillo, spero di non aver sbagliato, ma sicuramente è Marco Mennillo, perdonatemi, ma io oggi sono un po' svampita. Ringrazio ancora La coscienza di Zeman per essere stati con me. Vi do appuntamento a martedì prossimo. Ciao! Se questa musica vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo jingle sound.